Ciao, oggi sono qui per parlarvi di Ravenna e della sua registrazione EMAS. EMAS impegna l'ente ad azioni monitorate per un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. Informa i cittadini e il pubblico delle azioni messe in campo e i miglioramenti ottenuti tramite la politica ambientale e pubblica annualmente la dichiarazione ambientale. Sapevate intanto che Ravenna è il secondo comune più grande d'Italia? Ha una estensione territoriale di 650 km quadri con 37 km di costa. È anche l'unico ente locale italiano di tali dimensioni ad avere ottenuto questa registrazione. Ha un territorio caratterizzato da estese aree agricole, aree naturali costiere incluse nel Parco regionale del Delta del Po, un importante porto commerciale ed industriale e un sistema di insediamento urbano che comprende, oltre alla città ricca di memorie del passato, con ben 8 monumenti UNESCO, tanti altri centri nelle campagne e lungo il litorale. La registrazione risale al 2010 e da allora sono avvenuti molti miglioramenti a Ravenna. Vediamone i principali. Innanzitutto lo sviluppo del verde urbano. Nel 2016 la dotazione totale di verde è aumentata del 24% rispetto al 2010, più di 6 milioni di metri quadri. Il gestore del servizio di manutenzione del verde utilizza il compost derivante dai rifiuti da sfalci che esso stesso produce. Una vera e propria buona pratica a chilometro zero, rientrante nella filosofia dell'economia circolare. Sarà presto adottato uno dei primi piani della mobilità sostenibile, vale a dire una mobilità di spostamento urbana alternativa all'utilizzo del mezzo privato. Sono stati introdotti negli strumenti urbanistici nuovi criteri di premialità per interventi sostenibili di riqualificazione degli edifici. La raccolta differenziata è aumentata di quasi 5 punti dal 2010 al 2016. L'ente adempie ai complessi requisiti di legge per tutti gli edifici scolastici comunali. È stato sottoscritto un impegno volontario in ambito europeo verso l'efficientamento energetico, il risparmio di CO2 e la definizione di una propria strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, come deciso alla COP21 di Parigi. Grazie ad un nuovo contratto di gestione dell'illuminazione pubblica si stanno realizzando importanti obiettivi in termini di efficientamento e risparmio energetico. Dal 2014, con la progressiva sostituzione delle lampade con tipologie meno energivore, i consumi si sono ridotti di oltre 3 milioni di kilowattora. Un risparmio di energia paragonabile al consumo medio annuale di 1000 famiglie italiane di 4 persone. Vi è uno sviluppo di un'economia sempre più green attraverso appalti verdi. Nella gestione della ristorazione scolastica, negli appalti dell'edilizia pubblica e nelle politiche di approvvigionamento. In particolare, recupero degli avanzi alimentari della ristorazione scolastica tramite il riutilizzo dei pasti non consumati per scopi sociali. Fornitura per tutte le utenze di energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabili. Acquisto del 100% di carta riciclata o ecologica. Avvio di un sistema di monitoraggio dei consumi idrici dell'ente. Da non dimenticare l'estesa attività di educazione ambientale e alla sostenibilità, con un proprio centro di educazione alla sostenibilità che opera anche all'interno della rete di educazione alla sostenibilità della Regione Emilia-Romagna. Ravenna guarda al futuro. EMAS per il Comune di Ravenna è un impegno al miglioramento che dal 2010 traccia passi significativi. Una sfida da mantenere nel futuro per crescere e migliorare sempre.